Ciao a tutti, sono di nuovo io, Alberto Fontana. L'ultima volta col primo video che ho pubblicato di questo genere mi avete fatto fare 120.000 visualizzazioni. E io vi giuro che quando lo stavo per pubblicare ho detto: ma sto video lo vedranno 10.000, 15.000 persone. E poi ne ho viste 120.000 e lì mi sono gasato a bestia. Così ho detto: facciamone un altro. E per chi conosce questo luogo, mi trovo all'autodromo di Franciacorta, dove si è appena conclusa la Riding School di Luca Pedersoli. E oggi nella pausa pranzo ho visto un mio amico, Fabrizio Perotti, fare qualcosa di esagerato con la pit bike. Numeri da circo, gomito a terra, posteriore che scivola su una moto da 10 cavalli. Così, dato che quello è l'allenamento che fa lui per prepararsi alle gare, sapete che quest'anno lui corre nel CEV, campionato spagnolo, ho detto: becchiamolo adesso che è finita la riding e chiediamogli come fa a fare quello che fa e soprattutto a cosa serve rispetto alla moto. Eccolo lì, mi ha già sgamato che sta arrivando. Ciao Fabri. Ciao Albi. Com'è? Bene, te? Bene, appena finito il corso? Sì. Ecco, io sono qui proprio per chiederti e per farlo vedere ai nostri amici di Facebook che cosa fai su quella pit bike, soprattutto quel gomito a terra lì, quel posteriore che se ne va, a che cosa servono? È il mio allenamento quello, quindi quello che faccio per correre, per essere più competitivo alle gare. Il gomito non è l'obiettivo del mio allenamento e neanche okay, del corso. Quindi sfatiamo subito un mito che non è quello l'obiettivo. No, però è una conseguenza che poi arriva quando sei posizionato bene con il corpo e soprattutto con la parte superiore del corpo, il busto. Abbiamo visto nelle gare negli ultimi anni che quello che è cambiato tantissimo nella guida è l'utilizzo della parte superiore del corpo. E quindi sto allenandomi appunto un po' per aggiornare questa cosa e un po' per allenarmi, perché fisicamente è veramente un allenamento tosto. Quindi contrariamente a quanto magari uno può pensare, soprattutto vedendo le foto, vedendo il video che abbiamo fatto, non è l'obiettivo il gomito a terra, ma è una naturale conseguenza di quello che fai. Quindi a questo punto ti chiedo: ma avere così tanto il busto in avanti con questo stile molto fuori che si è visto negli ultimi anni, a cosa serve in pratica sulla moto? Caricando di più l'anteriore hai più grip davanti e chiudi meglio le curve, quindi la traiettoria riesce a spigolare di più, riesce a essere più veloce in sostanza, e fa tanto anche come allenamento fisico, proprio quello che facciamo, perché come resistenza la migliora notevolmente. Sarà per quello che mi è venuta in mente questa cosa ripensando a una gara di qualche anno fa, quando Troy Bayliss era ritornato a correre in Superbike, che vedevi tutti giù con sti gomiti a terra, lui su come un palo sulla moto, e guarda caso la moto di Bayliss è quella che si muoveva più di tutti. Esatto. E che sbacchettava da tutte le parti. Fatto un buon esempio, non siamo a insegnare a Bayliss come si guida, però beh, ragazzi, è evidente che se non ti aggiorni rimani un attimino indietro. Infatti il giro veloce lo fai, però poi magari in gara inizi a perdere terreno, proprio perché vai a consumare di più la gomma, perché piegando di più ovviamente vai a lavorare magari sull'ultimo centimetro della gomma, e man mano che va avanti con la gara hai meno grip. Quindi questa cosa serve anche per essere più veloci sulla distanza, oltre che essere più sicuri. È un'altra cosa che ti ho visto fare lì, sempre in quel lotto maledetto dove giri e consumi l'asfalto di Franciacorta con la tua pit bike, e il posteriore che se ne va. E dico io, cioè, su 10 cavalli di moto, è una cosa voluta o magari ti è capitato così per caso? Assolutamente sì, no, fa parte dell'allenamento, proprio perché si impara proprio a gestire il posteriore quando scivola, per evitare poi gli high side. Anche perché l'errore classico è quello di chiudere completamente il gas quando parte il posteriore. In realtà bisogna gestire il gas, quindi non chiudere completamente, ma decelerare appena appena, poi ridarlo, e proprio gestire la gomma posteriore che scivola. Che quindi sembra un po' paradossale, perché uno magari sei 200 all'ora lì in piega in un curvone, ti parte il posteriore, la prima cosa che fai è chiudere il gas, e invece non devi chiuderlo, no, completamente, un pochino ovviamente bisogna alleggerire, non bisogna aprirlo di più perché sennò ti trovano in tribuna. Esatto, però neanche chiudere completamente, perché sennò ovviamente riprende grip e ti lanci in aria. Diciamo che farlo anche a bassa velocità, sbagliando, il rischio di farsi male è minimo, quindi uno impara veramente a farlo e quindi lo acquisisce e poi lo porta anche sulla propria moto. E poi oltre alla pit bike ti vedo anche gironzolare ogni tanto qui con una moto stradale nelle sì, prove libere. Quando posso con l'R1 a girare qua, perché andare in moto è sempre un allenamento migliore, quindi perché no? Bene, ok, avete scoperto come si allena un pilota d'eccellenza come Fabrizio Perotti. Prossima gara? 23 ottobre, Navarra, è l'ultima di campionato e poi forse ci sarà una sorpresina prima di fine anno. Orca! Ne farò forse ancora un'altra. Orca! Una wild card. Ragazzi, restate sintonizzati perché c'è una sorpresa in arrivo. Bene Fabri, ciao Albi, grazie di tutto, buon rientro a casa, grazie, divertiti. Mille. Bene ragazzi, oggi con questo video qui vi abbiamo voluto far vedere qualcosa di nuovo, ovvero come si allena un pilota d'eccellenza come Fabrizio Perotti. E se il video vi è piaciuto, naturalmente mettete like, commentate, condividetelo, anche se vi ha fatto cacare, fatelo lo stesso, perché almeno così abbiamo le vostre opinioni.
Qui da Alberto Fontana, dall'autodromo in Franciacorta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!